Tanto in questo momento bisogna raggiungere la quota salvezza. Voi non dimenticatevi mai che per andare in Europa bisogna raggiungere la quota salvezza. Prima raggiungi la quota salvezza e più hai possibilità di andare in Europa. Però perciò in questo momento è giusto che il presidente, l'allenatore o chi per essi parlino di salvezza. Poi è chiaro che se la raggiungi a 8 giornate dalla fine puoi pensare ad altro. Però in questo momento devi pensare esclusivamente alla salvezza. Il fatto poi che sei partito con questo meno 6 ti deve dare ancora più forza, ancora più convinzione di che cosa vuol dire lottare per non retrocedere. Noi quando siamo andati in Europa eravamo partiti sempre per lottare per non retrocedere e abbiamo conquistato l'Europa giocando per non retrocedere sino all'ultima partita. Ma vedete l'analogia tra l'Atalanta sua che andò in Europa e questa Atalanta? No, questa Atalanta è sicuramente molto più concreta, cioè l'Atalanta di allora aveva dentro degli estrosi, cioè dei giocatori che cercavano il colpo, che cercavano un'azione individuale. Questa Atalanta mi sembra invece molto molto più concreta, molto molto più compatta, con tanti giocatori che diciamo parlano la stessa lingua, senza avere dei fenomeni, ma senza avere anche dei giocatori che non siano all'altezza. Il fatto poi di recuperare giocatori come Denis la dica lunga su come la provincia riesca a fare rinascere un po' giocatori che sembravano destinati alla dimenticanza, e questo penso sia un merito della provincia, sia un merito dell'Atalanta e dei suoi tifosi. E perciò auguriamoci proprio che vada avanti in questa maniera, lottando, come dice Percassi, sempre e comunque per non retrocedere, perché solo così si raggiungeranno altre mete. Se invece cominci a parlare di altre mete prima di raggiungere la salvezza, può darsi che non raggiungi neanche la salvezza. Il Gabbiadini visto in nazionale in Under 21, che è esploso, può essere l'arma in più di questa Atalanta? A cammino in corso sì, perché come tutti i ragazzini messi dentro a gare in corso non sentono la tensione del pre-gara e perciò riescono a dare il meglio di se stessi. Perciò penso che a gare in corso sia sicuramente un valore aggiunto. Questo è un giorno quando lei è stato in TV per la produzione di tutta Atalanta, durante quella trasmissione, se non ricordo male, lei disse che si aspettava qualcosa in più, cioè si aspettava la conferma da Morales. Cioè Morales ha detto bene, però dobbiamo aspettarlo sul lungo periodo. Adesso è passato un po'. Questo giocatore può essere veramente... Sicuramente qualche certezza in più c'è adesso attorno a Morales. Però è chiaro che bisognerà vederlo in 7-8 partite continuative con lui, che è un po' il fulcro di tutta la fase offensiva. Questo soprattutto per la sua stazza fisica, che ha bisogno sempre comunque di essere il protagonista. Lo stesso Messi, quando non fa il protagonista, scade proprio a livello normale. E questi ragazzi, come Giovinco, non possono giocare a livello normale. Questi devono sempre giocare a livelli super per fare la differenza e per mettersi in evidenza.